questo posto sembra sicuro. Ciao a tutti ragazzi, io sono lui detenuto e sono appena scappato di prigione. Odio quel posto, non ci voglio più vivere, non ci voglio più stare. Così sono fuggito, ho tagliato le sbarre della prigione e sono scappato via. E sono finito in questo strano appartamento che non ho idea di chi sia. Sembra veramente una casa bellissima, piena di soprammobili colorati e divertenti. Guardate qui, c'è questo strano bottone, chissà cosa serve. Silenzio. Io sono ricercato, non puoi fare questo casino, non dobbiamo attirare l'attenzione. Sicuramente avrò la polizia alle calcagne, mi staranno cercando. Ovviamente un prigioniero evaso di prigione in giro per la città non è per niente un bene. Quindi saranno tutti lì pronti per arrestarmi. Ma non mi troveranno mai, perché io sono il ladro più furbo del mondo. E non mi troveranno, perché so essere invisibile. Guardate, mi vedete? No, perché sono un mago del travestimento e della trasformazione. Guarda, cominciamo ad odiare questo cappellino. In prigione ci costringono a tenerlo tutto il giorno e non permette di liberare il mio meraviglioso ciuffo per aria. Lasciamolo pure qui, non mi serve più tanto. Chissà chi sono questi due. Magari sono i proprietari di casa. Sembrano due ragazzi simpatici. Spero tanto non mi vedano, altrimenti chiamerebbero sicuramente la polizia. Wow, i proprietari di casa devono essere degli intellettuali o forse anche degli scrittori. Ci sono un sacco di libri e questo libro è bellissimo, Le nuove fantafiabe di Louis e Sophie. Molto bello. Ci sono anche dei mini libri, Le avventure di Louis Pan e La lampada magica. Qui c'è una console per truccarsi. E qua altri giochi. Ma questi stanno tutto il giorno a giocare. Prova. Non dobbiamo urlare! Prova. In tutto il mondo io ti conosci. E cos'è questo rumore? Sento dei passi. Sta arrivando qualcuno. Oh cavolo, mi devo nascondere. Dove posso andare? Sono stato fortunato e non mi ha visto. Ma quindi questa casa non è di quei due ragazzi che pensavo, ma è di un criceto gigante. Devo scappare, mi devo nascondere. Non mi può vedere. Dobbiamo essere molto cauti. Questa sveglia, cos'è stato? Oh. Thank you.
Grazie, aiuto! Ma ha un piede gigante! Devo andare via. Dovrei essere al sicuro. Non mi dovrebbe vedere dietro queste piante. Ma che sta facendo? Mangia biscotti. Oh, che languorino. Vorrei tanto uno di quei buonissimi biscotti. Fanno un odore. No, no, no. Dimenticavo che sono un prigioniero. Non mi devo fare né vedere e né sentire. Sta venendo da questa parte. Buongiorno! Oh no, 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 no! Stai tranquillo, stai calmo, non fare così, non fare così, non chiamare nessuno, non attirare attenzione, per favore, calmo, calmo! Io sono buono, non sono mica un evaso! Già, la mia divisa non mente. Sono un prigioniero evaso. Però calma, per favore, non chiamare la polizia, altrimenti mi arrestano di nuovo. No! Oh, no, 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 dai, per favore, non chiamare nessuno, non chiamare nessuno. Calma, calma e lasciami spiegare un minutino. Per favore, solo un secondo ti chiedo. Piacere, io sono lui, il prigioniero. È un piacere per me conoscere un criceto così grande. Le chiedo subito scusa per tutto il disordine. Sì, sì, è caduta la pianta, ma adesso la sistemo, vede? Aspetta. Non so, scusa, io sono un po' imbranato, sono massiccione. Per favore, non chiamare la polizia, questa è l'unica cosa importante, per favore. Allora, prendiamo la pianta, rimettiamo qui. Ecco qua. Le stavo spiegando che io sono una bravissima persona, ingiustamente arrestata. Forse perché ho rubato qualcosina in un posto che non ricordo neanche come si chiama, mi sembra banca o qualcosa del genere. Sì, vabbè, ma ho rubato proprio delle cose piccole, piccole così. Mi sembra che si chiamavano diamanti, ma erano proprio piccolissime, neanche si vedevano. E invece dicono che valevano tanto e che non li dovevo rubare, non li potevo rubare. Io ho cercato di spiegare alla polizia che quelle pietre le ho prese per sbaglio. Non è che veramente volevo prendere quelle pietre. Solo che non mi hanno creduto. Dicevano che io sono un ladro e quindi mi hanno messo questa strada lontana. Ciao, ti voglio Mi stai ascoltando? Ti sto raccontando tutta la storia. E tu che fai? Parli al telefono. I criceti sono famosi per avere una soglia dell'attenzione bassissima. Aspettate. Sto parlando al telefono? No, 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 non parlare al telefono. Non dire a nessuno che sono qui. Hai già detto a qualcuno che sono qui? La polizia? Non ti credo, tu hai detto la polizia. Oh, mamma mia, la polizia sta venendo qui. Oh, cavolo, ragazzi, devo fuggire, la polizia sta arrivando. Forse è troppo tardi, sento già le sirene. Ok, è tempo di scappare.
Ragazzi, siamo molto più che nei guai. Siamo rovinati. Sento già le sirene della volante della polizia. Sta per arrivare qui. E appena mi trovano, mi arrestano. Non mi devono trovare assolutamente. La cosa importante è rimanere nascosti. E speriamo che il criceto non dica subito che io ero qui. Incrociamo le dita. Oh no, sono qui. Stanno entrando. Qualcuno mi ha chiamato? Sono la polizia.